Telespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle ore 13:20. Oggi siamo in compagnia del dottor Andrea De Manzini, pediatra. Grazie dottor De Manzini per averci Grazie raggiunto nei nostri studi, con il quale affronteremo la questione delle vaccinazioni per dai 5 anni ai 12, perché dire bambini, io mi ricordo che quando avevo quell'età mi dava un po' di fastidio essere definito bambino, diciamo dai ragazzi, dai 5 ai 12 anni. Prima però, dottor De Manzini, specifichiamo ancora una volta un dato, nel senso che in questi giorni, giornalisticamente e non solo, ci si concentra sulla questione delle vaccinazioni pediatriche per tutta una serie di ragioni, però le vaccinazioni pediatriche contro il coronavirus fanno parte della campagna vaccinale che riguarda tutti quanti. Sì, questa è una cosa che non dobbiamo mai stancarci di dire, di pensare e della quale non dobbiamo mai smettere di parlare con tutti quelli con cui possiamo, noi medici, per quello che è il nostro ruolo, ma anche voi, con i vostri amici, cioè con le persone con cui avete a che fare. In questo momento noi abbiamo una situazione in cui chi non è vaccinato rischia di morire 9 volte più di chi è vaccinato, e su questo non c'è dubbio, i dati sono chiarissimi, basta volerli leggere. Se uno li vuole leggere non c'è niente da fare. Però, ripeto qua una cosa che ho detto altre volte, cioè noi ci troviamo in questa pandemia in una situazione di guerra in qualche modo, cioè noi abbiamo un nemico da battere. Allora, l'80% delle persone sono in questo momento scese in campo e stanno combattendo e prendendo le armi che c'erano, cioè i vaccini, e correndo, secondo quello che dicono quelli che non vogliono vaccinarsi, un rischio. Chi invece non si vaccina è nascosto dietro questo 80% che lo protegge, perché lo sta proteggendo, non solo, ma ogni tanto spara anche su questo 80%, perché in qualche modo, avendo una maggiore probabilità di eliminare il virus, è più facile che tende ad infettare di più. Ora, questo vale per gli adulti e io spero che la gente rifletta su questo. Cioè, ci sono alcune modalità, secondo me, di comunicazione che vanno utilizzate perché funzionano. L'aneddotica, queste cose qua le ha dette qualche giorno fa molto chiaramente Mauro Giacca, ex Come presidente no? del direttore del CGB, che credo sia una persona stimatissima a Trieste. E io devo dire, non ho circa niente da aggiungere, lui dice 2 punti fondamentali. L'aneddotica è chiara, la stiamo vedendo sui giornali questi giorni con chi no, è andato a protestare in piazza a gran voce, adesso si trova a non avere neanche la voce, neanche l'aria per respirare, non la voce. Gli altri aspetti sono legati a quella che è la reale patologia che noi vediamo in città, cioè in un anno di vaccinazione, io sono stato vaccinato lo scorso dicembre, portatemi un caso di qualcuno che abbia avuto importanti effetti collaterali legati al Covid in una città di 250.000 abitanti. Cioè, stiamo parlando del vaccino più sicuro che abbiamo mai avuto a mia memoria. Quindi, queste cose qua, questo è un aneddoto, ma questo uno deve dirle a quattro occhi. Il nostro ruolo di medici è di mettere la mano sulla spalla a una persona che si fida di noi, che si fida di noi, è fondamentale questo, e ovviamente se si fida è perché abbiamo conquistato una certa autorevolezza nei suoi confronti. E dirle, amico mio, ti prego, vaccinati. Ecco, questo è quello che noi medici dobbiamo fare. Senta, dottor De Manzini, per quanto riguarda nello specifico appunto chiamiamo le vaccinazioni pediatriche, usiamo questo termine, mi sembra di aver letto, se non mi sbaglio, che l'assessore Riccardi diceva che potenzialmente la platea di vaccinabili appunto dai 5 agli 11 si attesterebbe sui 60.000 ragazzi e ragazze, insomma, è così o ho letto male? Sono tantissimi e io spero che i loro genitori considerino come è giusto fare questo vaccino in termini di rischio non superiore a quelli che sono i vaccini che tutti quanti stiamo facendo. Perché ovviamente non è che potremo andare a convincere uno per uno, anche se siamo super disponibili e dopo Sì, c'è una sì. c'è una lettera che abbiamo predisposto per i genitori, perché poi vi spiegherò perché una lettera. Ecco, ma è
E soltanto entrando nell'ordine di idee che già è nella mente di tutti, scusate questa mascherina, che già è nella mente di tutti che vaccinare è giusto, vaccinare fa bene, vaccinare salva la vita, ed è vero per i vaccini che abbiamo fatto, quelli che poi hanno portato all'obbligo vaccinale che è data pochi anni, ecco, anche in questo vaccino vaccinate perché è un vaccino sicurissimo, è un vaccino che anche rispetto all'adulto ha pochissimi effetti collaterali, e li dico subito in modo che sgombriamo subito il campo da ogni dubbio. Ci sono stati alcuni casi di miocardite, sono tutti guariti, sono tutti guariti. Solo a Trieste noi abbiamo avuto invece, sottolineo, invece, a causa del Covid, una trentina di bambini che sono stati ricoverati al Burlo per una grave patologia multiorgano, ma soprattutto cardiaca, legata al Covid. Si trattava di bambini particolari sicuramente, però non tutti. Alcuni erano bambini sanissimi, due di questi sono i miei pazienti che conosco molto bene, non mi sarei mai aspettato, sono rimasto molto colpito. È una malattia post-malattia, cioè sì. Viene dopo il Covid. Allora, con un vaccino sicuro e con tutta una serie di buoni motivi per farlo, di cui magari parleremo adesso, e secondo me le famiglie devono fidarsi del fatto che ci sono stati 1000 controlli da parte delle agenzie regolatorie e una supervisione veramente forte da parte, non di Andrea De Manzini, da parte degli enti nazionali che sovrintendono un po' alla pediatria, ma tutti di tutti i colori, fra virgolette, non so elencarli, che sono tutti d'accordo sull'opportunità di vaccinare. Quindi io dico, vi prego, vaccinate i bambini. Il generale Figliuolo, è una dichiarazione che è riportata dai giornali pochi minuti fa, insomma poche ore fa, sostiene che si potrebbe partire già il 16 di dicembre. È verosimile? Potrebbe essere verosimile nella nostra regione, per quello che io so, soltanto se si utilizzassero gli hub attuali anche per i bambini. E in questo momento penso che se volessimo invece, come forse sarebbe opportuno, partire con una vaccinazione fatta dai pediatri, bisogna avere degli hub dedicati, sicuramente non gli ambulatori, perché il vaccino ha dei problemi di conservazione, per cui è impensabile farlo negli ambulatori, perché butteremo via una marea di vaccino altrimenti. E per questo abbiamo un incontro in regione o la prossima settimana o fra 2 settimane. Quindi io non escludo che nel frattempo parta già qualcosa in regione. Diciamo che l'obiettivo è un obiettivo a tempo, secondo me, un po' più lungo. Però, ripeto, ho avuto soltanto la convocazione, ma non ho parlato di questo, quindi direi cose soltanto secondo quello che viene. Tra l'altro dalla regia, se vogliamo, intanto possiamo far vedere anche la lettera. Eccola qua. Sì, io vi dico il motivo di questa lettera. Questa lettera è stata condivisa da tutte le società scientifiche dei pediatri e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, che è il sindacato di tutti i pediatri italiani o di quasi tutti i pediatri italiani. Ecco, perché una lettera? Una lettera perché la gente possa riflettere su dei dati, non su una frase detta. Allora, io perché? Perché ci vuole tempo. In questo momento, credeteci, nei nostri ambulatori c'è il caos, nel senso che cerchiamo di fare il nostro dovere, di fare il nostro lavoro, di rispondere alle telefonate, di visitare i bambini, di richiedere i tamponi, di spiegare i problemi legati a questo vaccino, di vaccinare per l'influenza. Ricordiamoci che siamo in piena campagna di influenza, anzi approfitto per sostenere questa campagna. Se noi ci troviamo in un momento come questo, i bambini con 39 di febbre o 40 di febbre, perché viene l'epidemia di influenza, che l'anno scorso non abbiamo visto, ma 2 anni fa sì, e come, e ha bloccato mezza Italia, cioè andiamo in tit, perché dobbiamo tamponare tutti, perché i sintomi sono sovrapponibili. Quindi per favore andate al vostro pediatra, se vaccina fate vaccinare i bambini, altrimenti fatevi indicare da chi andare. Ci sono anche, come ho detto in un altro intervento recente, i CUP che possono fare tutto questo. Quindi questo è il primo motivo, questo è per un pochettino snellire il tutto. Qui ci sono tutta una serie di dati su cui riflettere. Li riassumo e dopo credo che potrebbe essere una buona cosa se sul vostro sito poteste pubblicare questa cosa in qualche modo, magari, che sarebbe estremamente utile, cosa che stiamo facendo più o meno tutti noi pediatri con i mezzi che abbiamo.
Questo vaccino, come ho detto, ha pochissimi effetti collaterali e sono quelli che ho detto. È un vaccino sicurissimo, efficacissimo. Tra l'altro nei bambini da 5 a 12 anni si fa un terzo di dose, cioè una dose molto piccola, perché i bambini rispondono molto bene, questo ha consentito di diminuire la dose e quindi con ogni probabilità di diminuire tutta una serie di effetti collaterali, quelli a breve termine. Ho capito, cioè sì. quelli cioè in sede di iniezione e così via. Ecco, allora, ci sono dei motivi clinici per dire vacciniamo. Ma io quasi sorvolerei, lo accenno appena, quei 25 bambini, 30 bambini ricoverati a Trieste, una settantina di bambini con problemi che sono deceduti nel corso di quest'anno e mezzo in Italia, quindi piccoli numeri. Però tanti pazienti che hanno quello che si chiama long covid, che quindi sono bambini che poi fanno fatica a riprendere dopo il covid, anche se magari sono stati quasi del tutto o del tutto asintomatici. E poi un enorme problema di infezioni asintomatiche negli asili, nelle scuole, che obbligano comunque alle chiusure, alla DAD, eccetera. Più bambini abbiamo, noi riusciamo a vaccinare, meno questo succederà. Non solo, ma questo riguarda più gli adolescenti, dove comunque c'è stata una buona risposta, sì. Qualche volta bloccata proprio dai genitori, sì. Che io invito a riflettere su queste cose. Gli adolescenti che non possono andare a mangiare la pizza con gli altri perché non hanno il Green Pass o che non possono andare a una festa o che finiscono per rimanere chiusi in casa, sono bambini che risentono pesantemente di tutto questo. E non possiamo dire allora non prendiamo questi provvedimenti, perché sono provvedimenti fatti per difendere i loro coetanei e la società in qualche modo. Sì. Diciamo che il discorso anche società ha senso. Io ho testimonianze in tal senso di amici che pur essendo diciamo cauti nei confronti del vaccino, però ad un certo punto hanno detto io non posso impedire ai miei figli di avere la vita sociale con i loro compagni di classe, di non andare ai musei, al cinema, eccetera, e quindi sì, è un dato anche questo, voglio dire, poi c'è una vita sociale che non è, a cui non è indifferente la situazione, insomma. Sì, è quello che intendo, infatti. Poi c'è un problema. In questi giorni, oggi, sono scuole che hanno chiuso praticamente. Sì. Allora, noi dobbiamo arrivare ad avere una massa critica di bambini vaccinati che consenta una minore circolazione nelle scuole e che consenta al limite, nel momento in cui saranno veramente tanti, di riuscire ad avere dei bambini che possono continuare ad andare lì perché non sono a rischio, perché sono vaccinati, e dei bambini che invece, mi dispiace, dovranno fare la DAD, no? Allora, questo può sembrare sgradevole, a me dispiace molto tutto questo, ma credo che sia l'unico modo che abbiamo da fare, perché io devo dare questa possibilità, questo obiettivo, questa luce in fondo al tunnel alle famiglie che vaccinano. Se no dice, cosa lo vaccino a fare se poi me lo rimandano a casa domani comunque? A parte il fatto che comunque la patologia è lieve, eccetera. Sì. Però, questo ovviamente non lo posso decidere io, non lo può decidere l'azienda, non lo può decidere la regione, deve partire da Roma. Ma così come stiamo dicendo noi questa cosa, non ho dubbi che in tutta Italia ci saranno dei pediatri come me che adesso staranno parlando, staranno dicendo queste cose, le famiglie che già adesso incominciano a scrivere i giornali e dire è pazzesco, qua ci chiudono dentro di nuovo perché comunque le infezioni vengono da tutte le parti, a un certo momento questa pressione spero che darà dei risultati in una riorganizzazione delle aperture e delle chiusure scolastiche che tenga fortemente conto di chi è vaccinato, e vale anche per gli adolescenti questo. Certo, certo. Abbiamo tempo ancora giusto per per ricapitolare. Quindi tra quanto c'è la riunione con la regione, non è stata ancora convocata una data? Non abbiamo una data, c'è stata chiesta disponibilità ieri, che ovviamente abbiamo dato, e io credo che ci sarà o la prossima settimana o fra 2 settimane. Possiamo dire che verosimilmente, al di là poi di tutto quanto, da gennaio in poi si parte, ecco, insomma, anche se probabilmente prima. Io credo proprio di sì, credo che gennaio sì. Okay. Sì, a gennaio sicuramente sì, ecco, in qualche modo sì. Dottor De Manzini, grazie per essere stato con noi, come sempre lei è molto gentile e molto disponibile. Grazie a tutti.
Ci vediamo dopo la pubblicità per il telegiornale delle 13:20. Tra l'altro, domani, fra l'altro, verrà presentato alla stampa anche lo hub vaccinale di Montedoro a Muggia, quindi insomma, domani ci occuperemo di vaccini anche visitando proprio assieme alle autorità il nuovo spazio ricavato nel centro commerciale. Dopo la pubblicità, il telegiornale. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con l'ok al parco interrato sulle rive con un anno di tempi tecnici per l'avvio dei lavori. Lo ha detto ieri il sindaco di piazza durante la puntata di Ring condotta da Ferdinando Avarino. Il primo cittadino ha parlato anche della piscina terapeutica e del caso di Novax nella giunta comunale. Ma sentiamo quello che ha detto il sindaco di piazza. Per il parcheggio davanti alla stazione marittima eravamo con Sergas Quello e interrato. con Zeno D'Agostino, perché naturalmente è proprietà dell'autorità portuale, che naturalmente ha detto se va bene al sindaco va bene anche a me, per cui anche questo è il momento estremamente. Possiamo parlare, lei lo anticipò qui, insieme al con ritorno del Federica, tram. che i tempi a grandi linee sono un anno per l'iter burocratico e fra un anno potremo vedere il blu. Qual è la cosa bella? Che uno potrebbe arrivare in crociera e lasciare l'automobile lì, salire sulla nave, andare in crociera, ritornare, riprendersi l'automobile e andare via. Oltretutto, sapete che sono partiti in questi giorni, sono 300 posti interati. Ovviamente qualcuno mi ha già telefonato per il monumento di Nazario Sauro, è Certo. chiaro che no, il monumento di Nazario Sauro sarà ricollocato ancora meglio di quello che è nello stesso posto. A gennaio dovrebbero sbloccare finalmente anche il sequestro della piscina terapeutica, per cui a quel punto la mettiamo a posto velocemente. Ah, questa però è una notizia. No, beh, ma scusa, l'ultima volta ti ricordi che ti ho detto che avrei parlato Ah. con la magistratura? Facciamo, vede di piazza, tanto Novax nella sua giunta e lei zitto, tanti, ma Questo è uno stupido. allora, Questo aspetta, no, va bene, adesso no, dirà di questo. lascia che È gli la polemica di rispondo, questi giorni. Tanto lei è uno stupido. Lei è uno stupido perché non sa che non è vero e come si permette di dire delle cose che non sono vere. Però è polemica di questi giorni, Ma no? di Sulla che quale polemiche? Volevo dire insiste Francesco agli Russo. amici della sinistra, volevo dire che la campagna elettorale è finita, è finita. Ha vinto per l'ennesima volta il sindaco di piazza, prendetene atto, perché questi stanno continuando, Ferdinando, a fare campagna elettorale. La polemica di Russo in questi giorni sui Novax, ma come si permette se non lo sa? Allora, se lo sa, deve fare dei nomi. Se non lo sa, sta zitto. Ugo Rossi è entrato e ha raggiunto il suo ufficio all'interno dell'amministrazione comunale per collegarsi per il Consiglio Comunale dell'altra sera. Che conseguenze ci saranno? Ho la fedina penale pulita da persona fisica quale sono e da sindaco. Uno che mette le mani addosso ai carabinieri non gode del mio rispetto e non lo vedo. Se io lo vedo per strada, è trasparente. E tutto quello che lui fa, che stuzzica la polizia, non è un problema mio. Ci penseranno le forze dell'ordine e la magistratura a metterlo a posto. Allora, gli ospiti della puntata di Ring di questa sera alle 21, sempre in diretta e sempre condotta da Ferdinando Avarino, sono Marco Rossetti del PD, Michele Babuder di Forza Italia, Maurizio De Blasio che è l'assessore comunale alla sicurezza di Fratelli d'Italia, poi anche Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, quindi Franco Bazzara, imprenditore, e alle 22:40 l'immunologo clinico Alberto Tommasini. Questi sono gli ospiti di Ring a partire dalle 21. Adesso la cronaca. Tre giovani sono stati denunciati dalla polizia locale per possesso di droga. A uno di loro è anche stato trovato addosso un coltello con lama di 7 centimetri.
Il nervosismo manifestato durante l'identificazione li ha traditi e gli uomini della locale in abiti borghesi hanno confermato i propri sospetti. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti. In Borgo Teresiano una pattuglia del nucleo interventi speciali ha notato il gruppetto di ragazzi vicino a un negozio. Il minorenne, già conosciuto per precedenti di spaccio, e altri 2 amici hanno mostrato nervosismo durante l'identificazione, tanto da convincere gli agenti in borghese ad un'ispezione più approfondita. Più di 5 grammi di marijuana sono stati trovati addosso ai ragazzi, oltre che un grinder, strumento utile per tritare la sostanza. I giovani sono stati accompagnati alla caserma di San Sebastiano per una perquisizione più accurata. Lì, al minorenne, sono stati trovati addosso altri 24 grammi di cannabis, nascosti preventivamente nelle mutande, mentre un altro ragazzo nascondeva un coltello con lama di 7 cm. I 3 giovani sono stati denunciati in violazione delle norme sugli stupefacenti. È scattata anche la denuncia per possesso di coltello. Adesso andiamo a Gorizia, c'è stato un furto di merce, vediamo quello che ci racconta Bernardo Gulotta nel prossimo servizio. 28 colli di articoli da profumeria, circa 80 litri di carburante contenuti in alcune taniche e attrezzi da scasso a bordo del furgone in cui viaggiava. Nessuna documentazione che comprovasse il carico, del valore approssimativo di 75.000 euro. Solo qualche scusa che non ha convinto gli agenti della Polizia Stradale di Gorizia deputata al controllo. Proprio gli agenti da un approfondimento sono arrivati alla scoperta. Quella merce è risultata essere rubata a un autotrasportatore che aveva ricevuto l'affidamento del carico dalla ditta lombarda che aveva imballato i prodotti da profumeria. Tutti i motivi che hanno portato all'arresto di un trentenne straniero fermato nel tratto autostradale nei pressi di Villesse proprio dalla Polizia Stradale di Gorizia. L'uomo era diretto in Slovenia a bordo di un furgone con targa straniera. Durante i primi sommari accertamenti svolti presso la sezione di Polizia Stradale è stata contattata la ditta lombarda che aveva imballato la merce e si è appurato che la stessa era stata affidata il giorno prima ad un autotrasportatore polacco per un totale di 71 colli. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che la merce risultava essere provento di furto, commesso nella notte precedente, perpetrato in un'area di servizio in Austria vicino al confine con l'Italia. Il trentenne, indagato in stato di fermo per ricettazione e furto aggravato, è stato accompagnato alla casa circondariale Bigazzi a disposizione della locale autorità giudiziaria. La merce verrà restituita agli aventi diritto. L'ispettore Tiziana Martini è in linea per noi dalla sala operativa della polizia locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa ci racconta di questa mattinata, soprattutto se ci sono particolari zone degne di attenzione, mettiamola così? Ma per fortuna no. Allora, diciamo che nella mattinata i colleghi mi hanno detto che hanno avuto vari interventi, nulla di particolare, qualche piccolo incidente, ma per fortuna appunto niente di grave. Soliti interventi da parte nostra per ordinanze lavori, passi carrai, eccetera. Quindi ricordo anzi di fare attenzione appunto ai divieti di sosta, ancorché provvisori, ma validi, per tanto poi dopo noi dobbiamo intervenire per fare le rimozioni. C'è l'intervento da parte della ditta che sta finendo di lavorare sulla rotatoria nuova di Brigata Casale e altre cose per la giornata odierna in realtà non sono previste. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buongiorno a tutti. Doppia manifestazione domani a Trieste contro il governo. Si parte la mattina alle 10.30 con la mobilitazione dei sindacati di base contro le politiche del governo e la gestione del PNRR. Invece al pomeriggio movimenti No Green Pass contro il certificato verde. Sembra non avere fine la stagione delle proteste a Trieste. Doppia manifestazione domani per protestare contro il governo. I sindacati di base COBAS, USB e USI CIT hanno indetto un presidio per le 10.30 di domattina in Largo Barriera. Il No Draghi Day. Questo è il titolo della manifestazione sindacale. No ai licenziamenti, salario minimo, legge Fornero, rinnovi contrattuali e fisco. Questi alcuni dei temi sui quali è stata promossa la mobilitazione nazionale. Il PNRR concentra le risorse sulle grandi imprese, ignorando l'urgenza di una redistribuzione del reddito che riduca le diseguaglianze, si legge nel comunicato congiunto. Nulla contro il caro vita, i salari restano bloccati, il reddito di cittadinanza è sotto attacco e le pensioni sono al minimo. Così il sindacalismo di base attacca sulle politiche del governo, rimarcando anche l'urgenza di forti investimenti per sanità, scuola, trasporti e previdenza pubblica.
Questo è il programma della mattina. Dal pomeriggio invece, via il presidio, no Draghi no, in piazza Vittorio Veneto, promosso dai coordinamenti, no Green Pass. Ancora una volta sotto inchiesta il certificato verde. No al Super Green Pass, allo stato di emergenza e alla dittatura sanitaria. Questi gli slogan della manifestazione che inizierà alle 15 per andare avanti tutto il pomeriggio. Entrambi i presidi saranno svolti in forma statica all'interno delle piazze. Non sono al momento previsti disagi o deviazioni alla viabilità. Abbiamo già i dati relativi al coronavirus. Quest'oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati un totale di 820 nuovi casi, 718 da tamponi molecolari, 102 dai tamponi rapidi. I decessi sono 12, i ricoveri in terapia intensiva sono 25, uno in meno rispetto a ieri, i ricoveri in altri reparti sono 284, 10 in meno rispetto a ieri. Tutto pronto al Verdi per la prima del Barbiere di Siviglia, l'opera di Gioachino Rossini torna a Trieste per la 42esima volta. Se mai nella storia della lirica vi sia un'opera che al solo nominarla induce al sorriso, essa è di certo Il Barbiere di Siviglia. Composta da Gioachino Rossini nel 1816, l'opera torna al Teatro Verdi, dove è stata programmata già 41 volte a partire dal 1818, da questa sera e fino all'11 dicembre, in un nuovo allestimento curato dalla stessa fondazione. Il Barbiere di Siviglia, che racconta i maneggi del conte di Almaviva per impalmare la bella Rosina sottraendola dalle grinfie del tutore Don Bartolo, conobbe un successo immediato dopo la seconda rappresentazione. La prima fu contestatissima perché di fatto esisteva già un barbiere musicato da Paisiello e che quasi scomparve in seguito all'esito della versione rossiniana, considerata l'opera buffa per antonomasia. Francesco Quattrocchi dirigerà l'orchestra del Teatro Verdi, coro affidato a Paolo Longo, regia e scenografie di Massimo Luconi. Il titolo che qui a Trieste ho già fatto in stagione, abbiamo portato in tournée. È proprio un'emozione dal profondo, poi anche la gioia di poterla fare con un fantastico cast. Nel ruolo del conte d'Almaviva, primo cast, Antonino Siracusa. L'idea di inventare sempre o di trovare sempre qualcosa di nuovo che possa essere da stimolo per un cantante è sempre una soluzione nuova, un qualche cosa che veramente ti dà la gioia di poter affrontare ancora una volta questo ruolo, mettendoci magari delle cose che nei ruoli nelle volte precedenti magari non ci sono state. Quindi è sempre una continua ricerca. Ma il nostro lavoro è un po' così, è un continuo studio e una continua ricerca su aggiungere delle novità, aggiungere, a volte anche togliere delle cose che magari possono essere magari non giuste in quel momento. Repliche sabato 4, martedì 7 e giovedì 9 dicembre alle 20:30, domenica 5 e sabato 11 dicembre alle ore 16. In attesa dell'aggiornamento informatico che a livello nazionale porterà al rilascio del Super Green Pass digitale con relativo QR code, servirà a esibire all'ingresso il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione in versione cartacea. Resta in vigore l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 o FFP3 durante l'intero spettacolo. Chiudiamo con la pagina meteo, vediamo rapidamente la situazione generale. Un temporaneo promontorio anticiclonico si estende sull'Europa. Domenica una saccatura con aria decisamente fredda in quota genererà una depressione sull'alto Adriatico. Per domani si prevede cielo variabile per nubi in quota, dalla sera possibili deboli precipitazioni. Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo alle 17:30 l'appuntamento con Trieste in diretta, dopo Trieste Arte, durante Trieste Arte vi faremo vedere la prima parte di una visita al Museo Winckelmann. Alle 19:30 il telegiornale, alle 21 l'appuntamento con Ring. A più tardi, buon pomeriggio a tutti.